Primi classificati, com'è andata? È stata una gara bella, le prove sono molto belle, insidiose, merita la validità di un italiano. La giornata di sabato è stata più, diciamo, divertente perché c'era il sole, molto caldo, però è stata più divertente. Oggi abbiamo faticato un po' di più per il discorso gomme non gomme, perché pioveva, non pioveva, è stato un casino, però tutto sommato è stato bello e anche l'organizzazione ottima. E poi tre macchine alla Pentecar sul podio, quindi della nostra squadra, quindi meglio così non poteva andare. Di tutte le prove qual hai preferito e perché? Di tutte le prove la Prasco Orsano è quella più, diciamo, difficile, perché dentro di tutto guidato, misto, veloce, però quella più bella è la Frassinetto, secondo me. Quella che ti ha dato più soddisfazione è la Frassinetto? Quella che mi ha fatto divertire di più, diciamo così. Da navigatore invece? Mi ripeto, una bellissima gara, le prove tutte belle. Prasco Orsano secondo me è una prova bellissima che ha di tutto, c'è una vera prova da rally, però anche le altre, Frassinetto bella, io le metterei tutte molto belle, una bella gara che, come dice Nico, deve andare avanti, andare nell'italiano, perché noi facendo l'italiano gare così non è che ce ne siano in giro tante, belle, una bella organizzazione e poi un bel pubblico, bello tutte le qua. Se dovessi suggerire qualche cambiamento, ce ne troveresti o va bene così? A livello di organizzazione poca roba, forse un po' meno tempo nei riordini, solo piccole cose, però ti accorciano i tempi di gara, solo quello. Poi volevo ringraziare Romano, perché sono solo 3-4 gare che facciamo, però siamo sempre quasi arrivati a podio, quindi volevo ringraziare lui e basta. Ma no, dai, sono io che ringrazio lui, perché è un ragazzo giovane, io purtroppo sono un attimino più vecchio di lui, ma bravo, se gli dai qualche consiglio lo accetta volentieri, perciò abbiamo fatto la quarta gara, abbiamo fatto un ritiro, un terzo, un secondo, un primo, bene, dai. Lei che ha più esperienza, è un dare avere, nel senso che lei insegna qualcosa a lui e riceve comunque lo stesso qualcosa in cambio? Ad imparare c'è sempre, cioè uno che dice che sa già tutto vuol dire che non capisce niente, c'è sempre da imparare anche da quelli più giovani, perché no? Sicuramente io qualche gara l'ho fatta, qualcosa posso dirglielo, però non è che se lui mi dice qualcosa a me che è giusto gli dico di no, c'è sempre da imparare da tutti. Ah, io devo solo ascoltare, perché l'esperienza che ha lui, penso che abbia iniziato nell'83, io non ero ancora nato, sono nato nell'88, ho fatto dal 2009 al 2010 che corro, quindi le gare che ha fatto lui ce ne vuole ancora prima di prendere la sua esperienza, ce ne vuole, quindi devo solo ascoltare e imparare. Prossimo anno sarete di nuovo qua? Sì, beh, di sicuro, anche perché secondo me prende la validità dell'italiano, quindi saremo qua di sicuro. Terzi assoluti, com'è andata? Ma è andato tutto bene, ci siamo divertiti e per me questa è una soddisfazione sia da pilota, diciamo, che anche come meccanico, perché le prime tre macchine assolute sono preparate dalla Pentacar Fratelli Melli, dove cui i proprietari sono mio papà e suo papà, e quindi lei è mia cugina, così, quindi più di così non potevo pretendere, anche perché i primi tre posti assoluti sono tre macchine della Pentacar, Nicolas Montini, che è il suo moroso, Salvatore Biosa e poi noi, e abbiamo vinto anche entrambi, nel senso tutte e tre le macchine, i raggruppamenti. Primo raggruppamento noi, secondo raggruppamento Montini ha fatto anche l'assoluta e terzo raggruppamento Salvatore Biosa. Sembra quasi una gara in famiglia. Sembra quasi, ma non è stata proprio così, perché fino all'ultimo è stata veramente dura, anche oggi col cambio di meteo così, acqua, non acqua, così, dopo essendo alle prime armi l'esperienza non ce n'è ancora, quindi l'acqua ha fatto anche un po' di terrore, però siamo riusciti a sorpassare. Di tutte le prove qual hai preferito? Ma sono state tutte bellissime, l'ultima anche di oggi è stata veramente bella, la Prasco Orsano, anche se essendo lunga, ma è stata veramente una bella prova. Come mai hai scelto questa macchina per un giovane come te? Ma questa macchina, visto che noi prepariamo le Porsche storiche, seguiamo il campionato europeo italiano, questa macchina è di un nostro cliente che ha voluto cedercela per questa gara così, e grazie a lui abbiamo potuto fare questa gara. Soddisfazione quindi? Sì, soddisfazione moltissima, anche perché fare una gara con mia cugina è più di qualsiasi cosa, in più fare anche un assoluto così. Sentiamo il tuo parere. Beh, penso che più di così non potevamo chiedere, siamo terzi assoluti, la mia terza gara in generale, la sua la sesta, abbiamo 39 anni in due,
più di così penso che davvero... Infatti siete diventati famosi anche perché in due non coprite l'anno della macchina. Oh, esatto, perché la macchina è del 64, noi siamo tutti del 94, quindi arriviamo neanche a 40 anni in due. Pensate di ripetere? Si vedrà l'anno prossimo, anche perché diciamo che questa gara qua... In teoria io dovevo essere qua a lavorare, a fare assistenza con mio fratello, mio papà e mio zio, invece poi i nostri due clienti non sono potuti venire per causa lavoro, quindi lunedì le iscrizioni chiudevano alle 6 e noi l'abbiamo andata via alle 5. Pensi che i tuoi clienti la prossima volta ti lasceranno la macchina o se la terranno? Ma i nostri clienti sono tutti a disposizione, continuano a dirmi uno o l'altro, dai prendi la mia macchina così, però prima ci vuole esperienza, anche perché quelle degli altri clienti sono più grosse di cilindrata, tipo quelle di Montini così, quindi è un attimo sbagliare, un attimo anche farsi male. Sì. Una o due giorni impegnativa che però dà anche le sue soddisfazioni. Sicuramente sì. Abbiamo iniziato venerdì allestendo tutto, preparando tutto, facendo le verifiche ed è stata veramente pesante anche per il caldo. Ieri è stata una giornata veramente memorabile perché molto dura con le tappe incredibili, ci è stato riconosciuto anche dall'osservatore dell'Axai, un uomo importante, che le prove del Canavese sono sono molto vicine a essere le prove più belle d'Italia. E quindi abbiamo ricevuto un sacco di complimenti. Purtroppo c'è stato un po' di debacle di vetture perché il caldo ha cominciato a falcidiare sia i piloti, quindi stanchi, sbagliavano e quindi battevano, e i motori e le pompe della benzina, ad esempio, hanno avuto molti problemi grazie al caldo. Però devo dire che nonostante molti ritirati il primo giorno, la cosa ha filato liscio come ci aspettavamo. Nessun incidente, niente di rilievo, tutto che è andato bene? Sì, qualche incidente ma niente di che, insomma, qualche dritto, qualche cosa così. I piloti sono tutti soddisfatti. Questa mattina c'è stato questo esplat di Elvis Chantre, che ha vinto 3 prove su 4, perché ieri ha avuto problemi con la pompa della benzina tutto il giorno. Ieri sera l'hanno sistemata, hanno cambiato, ha fatto delle modifiche e stamattina veramente è andato fortissimo. Credo che se ieri fosse andato bene, non dico che arrivava primo, ma nei primi due ci stava. Il Correro è vincente oppure pensa di cambiare qualcosa, che ha trovato qualcosa che deve cambiare nella sua programmazione? No, io direi che la nostra forza del Correro è proprio la gara lunga, la gara difficile, la gara dura, che si differenzia da tutte le altre gare che fanno in Italia. Quindi, questa, secondo me, questa è diciamo, la cosa da mantenere. E il problema che ci ha un po' penalizzati è stata la data, perché troppo vicini ai rally alla lana, quindi dato che la crisi tocca tutti, molta gente ha scelto, essendoci prima il rally della lana, ha fatto il rally della lana e non ha fatto questo. Nonostante la partecipazione sia stata buona, ci aspettavamo qualcosa di più. Quindi pensa di cambiare le date? Sì, il prossimo anno la federazione ci ha consigliato di spostarla ai primi di maggio, perché secondo loro è una data fattibile. Adesso facciamo le riunioni a Roma, staremo a vedere cosa riusciamo a combinare. Adesso si sta già preparando per le ronde d'estate? Ci stiamo preparando per la ronda d'estate, ho visto che c'è veramente molto interesse intorno a questa cosa, speriamo che funzioni tutto bene, insomma, anche perché è in una data in cui non ci sono gare in giro, quindi dovremmo avere, è di buon auspicio il fatto che dovrebbero arrivare diverse macchine. Qualche chicca? Ci sono alcune VRC già iscritte, quindi questo, c'è già una VRC, una Focus dalla Sardegna. C'è un po' di gente in giro per l'Italia che sta arrivando, quindi credo sarà una bella kermesse.